Ci sono voluti 9 anni per la riapertura della sede dell'INPS all'Aquila, un edificio ristrutturato con le più moderne tecniche antisismiche e che, come accade spesso in questa ricostruzione, rappresenta un tassello importante nella ripresa sociale della città, la riconquista di quelle funzioni pubbliche che sono fondamentali per tenere insieme una comunità dentro un impalcato di strade e strutture fisiche, qualcosa che va molto al di là della semplice ricostruzione materiale. Questo è stato sottolineato questa mattina durante la cerimonia di inaugurazione della sede regionale e provinciale dell'INPS in Via dei Giardini, con un appuntamento importante nella sala Epogeo del Consiglio regionale, dove tra gli interventi c'è stato quello in diretta Skype direttamente da Milano, anche del presidente dell'INPS, Tito Boeri. Il presidente era presente alla posa della prima pietra dell'edificio e ha promesso che tornerà presto in città, ha ripercorso le tappe dell'impegno dei dipendenti dell'INPS nel post-sisma, ricordando ad esempio la solidarietà nazionale con le indennità messe a disposizione delle popolazioni colpite dal terremoto del 2009. Devo dire che l'INPS non ha mai lasciato l'Aquila, anche dopo il crollo di 3 piani dell'edificio nel 2009, col terremoto. I colleghi, sia in provenienza INPS che in provenienza INPDAP, nonostante avessero problemi logistici che potete ben intuire, alcuni di loro sono rimasti senza casa, si sono comunque immediatamente adoperati per fornire assistenza alla popolazione, chiaramente in ambiti di fortuna, insomma, in qualche modo. E poi siamo riusciti in tempi molto rapidi a ripristinare i servizi per la cittadinanza, perché sappiamo quanto l'INPS sia importante anche in casi come questi. Quindi non abbiamo mai abbandonato l'Aquila, siamo stati sempre presenti. Boeri ha sottolineato come quello attuale sia un momento in cui l'istituto è chiamato a funzioni sempre più importanti in vista delle novità previste nella legge di stabilità e nel campo dell'assistenza alla popolazione. Ci saranno, ha ricordato Boeri, forti misure di contrasto alla povertà e noi vogliamo essere all'Aquila per fornire chiarimenti. A ricordare l'impegno dell'INPS all'Aquila in Abruzzo è stata la direttrice generale dell'INPS, Gabriella Di Michele. L'INPS è innanzitutto una grossa mamma che paga pensioni, paga NASPI, disoccupazioni, casse integrazioni, assegni familiari, indennità. Certo, per pagare deve anche riscuotere. Io non credo che cambierà molto quello che l'INPS farà. Forse lo farà meglio, ma il suo dovere lo fa come l'ha sempre fatto.